Buongiorno e ben ritrovati da Don Luca 95 in un altro video recensione di War Thunder. Quest'oggi vedremo una partita in una battaglia realistica utilizzando lo Junkers 88 A4, quindi la seconda versione dello Junkers 88 disponibile in War Thunder. Lo Junkers 88 è stato un bombardiere multiruolo da ricognitore, bombardiere notturno, aereo silurante, addirittura bombardiere da picchiata. E lo giochiamo in una battaglia realistica su Mozdok contro l'Unione Sovietica, contro i russi, questi benedetti russi. Siamo equipaggiati con 4 bombe da 250 kg e 28 bombe da 50 kg. Quindi sicuramente un carico bellico impressionante, un numero di bombe veramente impressionante che vi darà la possibilità di bombardare e fare moltissimi danni, proprio veramente tanti. Intanto cerchiamo di sganciare un paio di bombe sui veicoli leggeri, questi camioncini russi, e cerchiamo di farne strage. Intanto passiamo un attimo alla descrizione di questo magnifico e superbo bombardiere da picchiata o bombardiere strategico tedesco. Il suo equipaggio era formato da 4 membri, 2 mitraglieri, anzi 3 mitraglieri e il pilota, tutti posizionati in testa. Quindi, a differenza di moltissimi altri bombardieri dell'epoca, lo Junkers 88 aveva tutto il suo equipaggio diciamo, nella testa dell'aereo. Tanto qui cerchiamo di sganciare un buon numero di bombe su una base nemica, danneggiandola. E cerchiamo di dirigerci verso la prossima base, dato che abbiamo ancora 21 bombe da 50 kg. Sicuramente un buon numero. Una la portiamo giù sicuramente. La cosa magnifica che più sorprende di questo bombardiere è la sua velocità, ragazzi, perché è dannatamente veloce. Una velocità massima di 467 km orari, 60 km all'ora in più rispetto a un Hank 111, e sicuramente molto più veloce rispetto al nostro SM79, quindi il nostro Savoia Marchetti era sicuramente molto più lento di questo magnifico bombardiere. E iniziare una battaglia realistica con ben 32 ordigni esplosivi sulla vostra macchina vi garantiscono la possibilità di fare moltissimi danni. Quindi, come abbiamo visto prima, abbiamo bombardato le basi nemiche senza alcun tipo di problema e grazie ai nostri due motori Junkers Yumo 211 siamo riusciti a seminare tutti i caccia nemici. Ha una manovrabilità, quindi un'agilità di movimento molto più alta rispetto a un Focke-Wulf 200, logicamente, e un Hank 111, quindi lo rendono migliore in tutti gli aspetti. Se paragonato ad un Henkel 111. È più veloce, più resistente, ha un carico bellico maggiore e un'agilità o manovrabilità più fluida. Qui cerchiamo di aiutare il nostro collega Junkers 88 in difficoltà, inseguito da un I-16 e un I-15, quindi qui ce la stiamo un po' giocando, cerchiamo di fare i bombardieri aggressivi, cerchiamo di aiutare il nostro collega che appunto ha questo I-16-18 in coda, quindi cerchiamo di, con il nostro mitragliere frontale e diciamo e con anche quello dorsale, di sparare più proiettili contro questi caccia avversari. Qui abbiamo cercato di spaventare, o meglio dire, incasinare questo gruppo di caccia. Infatti, adesso il nostro collega Junkers 88 è libero. Quindi siamo riusciti a salvargli il culo per il momento. Quindi, nel senso, abbiamo fatto un'azione che magari non era consona per questo bombardiere, però, oddio, qui vediamo il nostro alleato Junkers 88 purtroppo schiantarsi al suolo, quindi alla fin fine non siamo realmente riusciti a proteggerlo, salvargli le penne. Peccato perché si è schiantato veramente vicinissimo alla pista, quindi purtroppo non siamo riusciti, pur avendo effettuato una azione di disturbo, a salvare il nostro collega. Quindi adesso è tutto nelle nostre mani, ragazzi. Quindi atterriamo e ci rivediamo fra qualche secondo nel momento dell'azione. Rieccoci di nuovo qui dopo aver riparato e ricaricato l'aereo. Adesso con i nostri 32
ordigni andremo a fare tanto, ma tanto male, alla madre Russia. Abbiamo un I-15 biplano più o meno a 200 metri d'altezza, quindi cerchiamo di climbare un pochino, tanto per avere la sicurezza che quel caccia non ci possa disturbare in alcun modo. Tanto abbiamo dei motori che sono molto ma molto più veloci, infatti noi siamo molto ma molto più veloci rispetto a quel caccia biplano, quindi non temiamo i turn fighter russi come anche gli 16, gli 15, no. Voi andate dritti e non disseminerete, non vi daranno alcun tipo di problema. Quindi per noi in questo momento il modo, l'espressione sarebbe pancia mia fatti capanna, perché adesso abbiamo il via libera nel bombardare e distruggere le ultime due basi nemiche restanti. E abbiamo tutta la determinazione e il carico bellico necessario per farlo. Quindi indisturbati ci dirigiamo verso le ultime due restanti basi nemiche. Avete visto con che facilità seminiamo i 16, 15 biplani, eccetera, eccetera. Ma questo non potremmo assolutamente farlo contro uno Yak-1, un MiG-3 o appunto un LAG, tutti aerei comunque boom and zoomer, energy fighter russi che hanno una velocità nettamente superiore a questo bombardiere. Ma il fatto che possa sfuggire a un buon numero di aerei che ha una velocità maggiore rispetto a determinati caccia lo rendono un ottimo, diciamo, un buon bombardiere, soprattutto nell'era 1 in cui si trova, dato che la maggior parte dei giocatori avversari nelle battaglie realistiche saranno dotati di biplani o appunto aerei con motori non sufficientemente veloci per raggiungere lo Junker 88. Poi il suo carico bellico, un'enorme quantità di esplosivo quella che può trasportare questo magnifico bombardiere, quindi vi troverete veramente ad essere un grande problema nelle battaglie realistiche, come appunto stiamo, come siamo in questa battaglia che vi sto riproponendo. Addirittura ogni volta che inizio una battaglia realistica giocando con gli alleati e vedo che ci sono due Junkers 88 nel team nemico, so già che creeranno moltissimi problemi, dato che possono distruggere un sacco di truppe terrestri e obiettivi, diciamo. Qui infatti riusciamo a distruggere l'ultima base russa e vinciamo la battaglia realistica Mozdok per punti. In un tempo relativamente breve, dato che sono passati soltanto 9 minuti di gioco, e noi abbiamo ottenuto un punteggio abbastanza stratosferico, una bellezza di 5300 punti. 5306 punti per essere esatti, e noi abbiamo distrutto la bellezza di 18 unità terrestri avversarie e 3 basi nemiche. Come avete visto, comunque, questo bombardiere bimotore è veramente forte e veloce, quindi buona resistenza, ottimo carico bellico, ottime velocità, buona agilità, è, diciamo, su tutti gli aspetti un bombardiere migliore del Savoia Marchetti 79 italiano e del Lenk 111. Se giocato da mani esperte, questo aereo, questo bombardiere può veramente diventare un problema nelle battaglie realistiche, perché il fatto che questo bombardiere possa essere equipaggiato con una così alta moltitudine di esplosivi, se utilizzato da uno esperto che ha una determinata precisione nel bombardare, si può appunto portare a casa moltissime unità terrestri. Quindi quello che voglio dire è che un solo aereo può abbattere più di 15 unità terrestri a volta, e questo logicamente può essere un problema se confrontato appunto con i bombardieri alleati che hanno un carico di esplosivo minore, tante volte anche una velocità minore, se paragonato al Sunderland inglese o Wellington Mark 1 o il PBY Catalina. Tutti i bombardieri bimotori o appunto quadrimotori per il Sunderland più lenti dello Junkers 88. Ragazzi, mi dispiace un po' per questo periodo che ritorno, scompaio, è solo che
Il problema è il tempo, la tempistica che io non ho, che mi piacerebbe tantissimo avere. Infatti, se fosse per me, io registrerei solo per voi tutto il giorno. Comunque, dai, piano piano cerchiamo di fare tutti questi dannati, magnifici, bellissimi aerei di War Thunder. Come sempre, ricordatevi che non ci sono buoni o cattivi aerei, ma soltanto buoni o cattivi piloti. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!